Te ne vai? Sì, siamo partiti. Siamo partiti, reporters! Salutate per Paolo che fra un minuto se ne va. Che fra un minuto se ne va, e quindi farò da solo questa pausa caffè. Che Tatanze non so dove è andato, hanno appena fatto. Ma sta arrivando. Allora, va bene, hanno fatto un pezzetto di Green Fandango, salvo poi accorgersi di essere due mongoflettici che giocano il punti e clicca senza salvare, gli si è piantato il gioco e doveva ripartire da capo. Bello! Però l'hanno fatto per un'ora e mezzo, poi gli appuntamenti. Ora, adesso abbiamo pubblicato alle 3 un super specialone di forza, ben 15.000 battute del fantastico Andrea Centini, con tutto quello che potreste volere o che ci aspettiamo, che si rumoreggia dall'appena annunciato Forza Motorsport 6. E ricordiamo che fra un'ora c'è il pezzone di The Witcher. The Witcher! A che punto The Witcher, fra un pezzone maggiore di gameplay Strigus. E poi appuntamenti della settimana. Domani Antonio e Perry che fanno il seguito del Resident Evil Gameplay HD Remaster. E poi dopo, io mercoledì se ce la faccio, faccio Far Cry. E venerdì, a richiesta furoreggiante di popolo, ritornano Alessio Pianosani e Pierano Greco con Alien Isolation, l'alien che non vorresti. Io nel frattempo guardo sul canale di Twitch per leggere la chat di Twitch Transport Gameplay. Vediamo un pochino. No, non volevo vedere le statistiche, volevo vedere il canale e leggere che cazzo c'era. Sbrigati però, Yak. Perché appunto, se vi ricordate, perché mi dice offline, che ok, ricordatevi che per interagire con noi c'è la chat di multiplayer e il sto nostro cazzo. Sto cazzo Twitter. Twitter, quindi potete scrivere su Twitter scrivendo a paranzo, pausa, caffè e chioccio la multiplayer di Twitter. Che stai dicendo? Non lo so, c'è pubblicità che mi è partita della dura, c'è di tutto. Dai, commenta le notizie del giorno. L'avessi segnate. Allora, aspetta un po'. Segna le notizie del giorno e commenta le notizie del giorno. Allora, che vedi, stanno tutti attendendo con ansia. A posto. 35 secondi fa Davide il Matto, posa caffè, 30 GB per the order. Buona ottimizzazione o una durata troppo breve? Perché adesso a quanto pare 30 GB sono pochi. Cioè, il problema sono i giochi che durano 5, che hanno 50 GB di installazione. No, perché giustamente uno confronta un Call of Duty che, se non sbaglio, era un po' più lungo. Ah, sì? Era più pesante, se non ricordo male. Allora fanno subito, loro sono convinti di questa cosa qui praticamente. Andy Prime, vogliamo la pausa pranzo col barone Pessino in streaming del gameplay della California? Io lo vorrei fare, però poi c'è la censura tanzanesca che mi impedirebbe di interagire e prendere per il culo Pessino. Poi prendere per il culo, per l'amor di Dio. Si scherza, lui potrebbe ridere di me e della mia vita da qui a quando muore in confronto alla sua, ovviamente. Leorgrium, cosa ne pensi, Antonio, della conferenza Microsoft? Che è stata una gran bella cosa. Mi piace molto il concetto degli occhialetti presentati, era quello che mi aspettavo, perché già ne avevo sentito parlare behind closed doors, cioè con i miei contatti. E non vedo l'ora che eventualmente vengano mostrate le prime applicazioni di utilizzo di quelli in congiunzione con il Kinect. Secondo me potrebbe veramente essere molto indrazzante. Barone, come si fa a prendere la croce di Crota? Io ho già fatto 3 volte il ride in hard mode. Si fa come tante cose di Destino, ovvero con un gran culo, with a great ass, cioè with a lot of luck, con un sacco di fortuna. Sembri deficiente comunque, non so come dirtelo. Però apprezzano, sappilo. Ho capito, perché apprezzano quelli esatto, infatti, problematici. Ma io infatti lo faccio per loro, non lo faccio né per te né per il cane. Okay. Quindi vado avanti. E quindi la croce di Crota, io ho degli amici, anche loro l'hanno fatto 3-4 volte e l'hanno detto: Aleuccio, barone, mi ami. No, ti stimo, mettila così. Allora vedi, Ciro Sagona, bentornato barone, come è stato il gameplay della vacanza? Non era una vacanza, era a lavorare. Grande in vacanza! Era a lavorare come un ciuo, peraltro. Bazza, ma che mi hai mandato, visto adesso? Caffè preso, bello, è diventato troppo bestia il barone, mi è cascato dal cuore al mio preferito, Nefilin 888. Cosa vuol dire che sono diventato troppo bestia? Non mi trattare male, però scrivimi, io ti leggo. Barone legge il curiosino. Allora ragazzi, ma la recensione di Dying Light quando la pubblicate? Dying Light è un bel problema, nel senso che esatto, il gioco esce domani su Steam e il 29, se non ricordo male, su console. Il problema è che il gioco ha subito questo slittamento devastante per quello che riguarda la versione pacchettizzata, che arriverà a fine febbraio, mi sembra, quando è il 20 febbraio, una cosa del genere, quindi è slittato in avanti. Questo praticamente ha interrotto ogni rapporto con i publisher e distributori per poter avere la copia prima, il che significa che concretamente lo inizieremo a giocare
domani, quando il gioco sarà uscito effettivamente, perché lo sviluppatore ci manderà il codice a gioco uscito e quindi da domani inizierà la lavorazione. Realisticamente, siccome lo lavorerà Stefano Brocchieri, se correrà veramente tanto forse ce la facciamo per il weekend. Più probabile che magari questa settimana usciremo con qualche video, ad esempio quasi sicuramente sia domani che dopodomani faremo dei long play serali con Stefano e mostrerà il gioco, ma più realisticamente la recensione dovremo aspettare se non il weekend l'inizio del prossimo anno. Allora, poi mi dispiace, ma guarda, anche avendotelo detto non saremmo mai riusciti da incontrarci, caro Slayer, perché proprio era impossibile. Poi Stutz, aspettatemi, no, 4 giorni fa nessuno, no, purtroppo non ho tweet improbabili all'hashtag cosa caffè, purtroppo. Il sud alla ribalta, pranzo con tanti. Sud alla ribalta. Il sud alla ribalta. Poi aspetta, è super diretta 2 giorni fa. Perché hanno scritto 2 giorni fa la super diretta? Per errore, immagino. Per errore. Si sembra sulla patch di Assassin's Creed Unity con Tessellation? No, mi sembra non ci siano stati aggiornamenti su quel fronte del Tessellation PC. Non mi ricordo di cose nuove da questo punto di vista, se devo essere sincero. Per cui, boh. Gianluigi Mondera. Ciao ragazzi, in The Witcher 3 è stato confermato un riassunto come Mass Effect 2 dei titoli precedenti? Come? Witcher 3, un riassunto delle puntate precedenti. Qual è la domanda? Io devo riassumere sarà no, se sarà previsto. No, non sarà previsto. Ah, è sicuro? Nemmeno video? Sì, a parte non potrei dirlo perché manca un'ora all'embargo. Il concetto che loro hanno detto è che okay, a quanto pare non faranno la classica sintesi con il filmatone in computer grafica, ma faranno questo tutorial, inizia queste prime ore di gioco dove ti cercherà di raccontare tutto quello che è successo, però in modo organico. Cioè, man mano che tu lo giochi scoprirai quello che è successo nei precedenti capitoli. Non ci sarà lo spiegone iniziale, o se ci sarà sarà molto molto limitato. In realtà capirai il gioco semplicemente giocando l'inizio, ti racconterò quello che è successo. E invece per quanto riguarda la possibilità di importare i salvataggi andare eventualmente a modificare di quello che è successo in precedenza, anche lì sono attualmente valutando. Molto probabilmente su PC ci sarà l'importo dei salvataggi e loro faranno questa serie di quest dove tu potrai rispondere a delle domande, a seconda delle attività che farai, cambierai quello che è stato il passato praticamente della serie, quindi cercheranno di rendere la cosa molto più organica, direttamente inserita nel gameplay, no? Che ti fanno la domanda che è successo qui, 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 qui. Va bene. Marco Parlati che chiede Red Dead Redemption 2, ma non se ne sa una sega, credo, giustamente. Poi Marcus che chiede su Twitter: avete in programma di fare un video sulle vostre migliori boss fight del 2014? Mamma mia, video della vita proprio. Davvero? Io in realtà qualcuno l'ho già fatto, ma perché era Destiny, il resto non saprei, credo di no. Quello che viene fuori è... Ah, Barone, ringrazio gli amici di Firenze per aver fermato la Roma, forza Juve, auguri. Allora, io mi sono addormentato dopo l'1-1, vabbè. Poi chiedi, io non ne so niente, Riccardo Lopez, Final Fantasy Type Zero, sarà in inglese sottotitolato in italiano? Non si sa, non si sa. Potrebbe non esserlo. Complimenti per il te lo dice, dice Silver Carta. Complimenti per i complimenti. Che ne pensate di Uplay che elimina i giochi acquistati con chi da altri siti? Ah, fanno bene perché si parla solamente dei siti russi. Solo i siti russi, dove sarebbe giusto comprare le russe? Esattamente, dovrebbe essere riservato solo all'acquisto delle russe. Willow 96, ho comprato PS4 per il mio compleanno, premesso che non ho mai giocato FPS, pensi che Destiny possa essere un gioco giusto per avvicinarsi a questo genere, oppure mi consigli COD o Battlefield? Ce l'ha con te, Emma, Anto. Ma perché no? Comunque è un misto di tante cose, però il fattore FPS è molto buono, per cui ti ci diverti, questo senz'altro, però direi poi quanto puoi spendere, quanto giochi online. Destiny se giochi tanto online, però anche Call of Duty, un FPS, se vuoi provare un FPS da giocare in single player probabilmente Wolfenstein. Bravissimo. Nell'ultimo anno Wolfenstein più che questi, eh? Che poi adesso lo trovi probabilmente a 1,50 euro. Esatto. Probabilmente, quindi assolutamente Wolfenstein. Poi
Secondo voi potrebbe essere il prossimo GOTY 2012? Allora, secondo noi quale potrebbe essere il candidato GOTY 2015? Pensavo 2012. No, 2015. Ma adesso? Non saprei, bisogna vedere il nome. Tanti giochi. Ce ne stanno un botto quest'anno, ragazzi. Cioè, è difficile già stare a decidere, sì. Emanuele Ciaffardone fa la domanda del giorno. Cosa ne pensate dell'annuncio dello streaming inerente a Persona 5? Io sono un paio di giorni e non penso ad altro. Io non sono la persona più giusta a cui chiederlo. No, neanch'io. Che significa poi cosa ne pensiamo? Se è una cosa positiva, se siete eccitati, cioè, credo. Beh, i fan sicuramente diranno forse data d'uscita precisa, occidentale, qualche altra caratteristica. Vabbè, Luca Galantini, la butto lì, ragazzi. Credete possibile un terzo capitolo di Zone of Enders? Terzo? Sì. Dura. Dura, Complessa. Very complex, direi, Ciro Sagona, o Sagona, ecco come passo la mia pausa caffè. Penso che le nocchette le riconoscerà solo il Tanzan. Che, vabbè, sono i nostri cenci, sono. Sì, dove su Twitter o sulla su chat? Twitter, su Twitter. Ah, su Twitter. E cosa ne pensiamo di Kingdom Hearts 3? Io non ne penso. Che vorremmo vederlo. Non si è mai visto niente, giusto? Mm. E chiacchiere, le nocchette, buone, dice Ciro. Sì, Kingdom Hearts 3 si sa che è diventato, il motore grafico è diventato la Real Engine nuovo e ben poco, non si è visto più nulla. Sappiamo che Nomura si è distaccato da Final Fantasy XV per dedicarsi anima e cuore a Kingdom Hearts 3. Aspettiamo di vedere qualcosa, presumibilmente a Los Angeles alle 3. Va bene, io in realtà, visto che ho da lavorare... Ah, è uscito un nuovo filmato di 8 minuti per The Witcher, ma si sa? The Witcher l'anteprima alle 4 viene pubblicata. Poi dice ha fatto... Che cazzo ha fatto? Ah, dicevano oggi un annuncio su Gears of War. È vero, si era parlato. Io mi aspetto una versione, una remastered, sinceramente. Che comunque la facciano uscire. Anche perché tanta gente che al primo Gears of War mica ha già giocato oramai. È passato un po' di tempo. Miseria, ancora un po'. Io leggo un po' le notizie, vedo se trovo qualcosa. Potresti rispondere a Sancho 0774. Oculus Rift, Project Morpheus, HoloLens. Secondo voi ci sarà un futuro per queste periferiche? Un futuro ci sarà, bisogna vedere come, quando e perché. Però un futuro c'è. Comunque destano interesse, sono una variazione sul tema classico delle esperienze tecnologiche, sensoriali, videoludiche, tutto quello che volete. Bisogna vedere quanto successo avranno, in che direzione andranno, perché poi comunque ci sono tante problematiche e tante cose molto fighe. Sicuramente rientrano in quella categoria di cose interessanti che fanno bene al mercato della tecnologia innanzitutto e poi dei videogiochi, perché ti portano varietà. Poi che abbiano successo commerciale è tutto un altro paio di maniche, però se nessuno sperimenta, nessuno poi prova a trovare nuove strade rispetto a quelle già battute tantissimo. Marco Parlati dice, chiedeva di Kingdom Hearts 3 perché oggi c'era la notizia dell'uscita nel 2015. Assolutamente non uscirà quest'anno, assolutamente posso metterci la mano sul fuoco. Tanto ce ne sono due, perché comunque quest'anno, se va bene, esce Final Fantasy XV. Square Enix di sicuro non fa uscire due titoli così importanti nello stesso anno. Kingdom Hearts è chiaramente quello più indietro rispetto a Final Fantasy XV. Quindi direi che possiamo essere abbastanza sicuri, anzi non lo aspetterei manco per il 2016 iniziale. Se va bene, fine 2016. Poi avete commentato la settimana scorsa questo Grow Home, il nuovo gioco di Ubisoft? No. Sembra molto carino visto così, che esce solo per PC peraltro, o sbaglio? Dovrebbe, sì. Veramente carino. Sì. Molto carino, sì, vabbè, tutta la parte che poi di Ubisoft che sperimenta, c'è poco da dire, nel senso che comunque sono bravi, sono meno legati a certi vincoli, a certi obiettivi da raggiungere, quindi magari fanno uscire delle perle anche più interessanti. Allora, io sto andando avanti. Un po'. Ah, l'avete commentato 4 giorni fa, però Digital Foundry sulla beta di Evolve? No, devo leggere? Sì, che dice? È lungo, vedo di trovare fuori. Vado a leggere i riassunti, va? Quando sei pronto lo dice. Nel frattempo, vai. Luca78IT, salve gente, recensirete Grim Fandango Remastered? Assolutamente sì, recensione entro 2-3 giorni.
Batman Arkham Knight gira su Unreal Engine 3, chiede Alex Tucci. Sì, una versione del 3.5, una versione molto customizzata, molto personalizzata della Unreal Engine 3, ma non gira sulla Unreal Engine 4. Ma quando arriva il 26 marzo? Il 26 marzo, stranamente. Hanno fatto il confronto praticamente, allora, la versione Xbox One andava a 900p, laddove quella di PS4 andava a 1080p, però dice che è più stabile i 30 frame al secondo su Xbox piuttosto che su PlayStation 4. Però insomma ci devono lavorare comunque, per adesso sembra... Il target non era 1080-60 per entrambe, mi pare che ci fosse una notizia che su entrambe le versioni puntavano a 1080p 60fps, quindi vediamo. Però boh, aspetta, adesso non lo eschange, rende i setup prima di dati, offering up native, no, dice sono uguali in tutto negli effetti, però appunto confermano 900p e 1080p. Frango chiede, visto che Street Fighter 5 sarà il primo capitolo della serie ad essere sviluppato principalmente su console, tu pensi che alla fine sia un male o un bene? Quale? Street Fighter 5, perché di solito va prima in sala giochi e poi arriva. Guarda, in realtà né un male né un bene, nel senso che sicuramente il fatto che uscisse prima in sala giochi permetteva a Capcom di bilanciare meglio il gameplay all'arrivo su console. In questo caso no, si arriva direttamente su console e quindi potrebbe esserci più problemi di bilanciamento. Per il resto non credo che cambierà tanto. Comunque la base del 5 a quanto pare sarà quella del quarto capitolo in tutte le sue varie iterazioni, quindi non vedo grossi problemi, forse ripeto un po' sul bilanciamento che verrà magari aggiustato in corsa anche col feedback dei giocatori. Ma questa fa ridere, non so se ne avete parlato, c'è un'intervista di Games Industry su Peter Molyneux che commenta HoloLens e dice: Molyneux avverte Microsoft, non fate troppe promesse su HoloLens. Disse l'uomo di Milo, porca troia. Dice Kinect non fu troppo, diciamo di non fare come con Kinect, ma lui ci ha costruito una carriera su ste cazzate. Esatto. Però vabbè, vado avanti e continuo cercando. Per adesso mi ero salvato, ma poche cose che non si muovono. Ah, che è cominciato il risarcimento di Sony per il discorso del PSN hack, per il crack. Per adesso ha a che fare soltanto con gli utenti americani, rispetto a quelli che hanno fatto la class action. E in pratica c'è tempo fino a giugno del 2015 se si è residenti negli Stati Uniti. E per adesso tipo vengono regalati dei giochi in omaggio piuttosto che mesi di abbonamento gratis, eccetera eccetera. Devo fare anche una class action, mannaggia. Non so, sì, no, da noi si può fare. Sì, si può fare, non so come, perché penso sia più difficile, però si può fare. Tribius 84, ma per venirvi a trovare bisogna dirvelo in anticipo, basta che mi faccio trovare al citofono con alcol in abbondanza. Se c'hai alcol in abbondanza, sì, però se c'hai alcol in abbondanza ti facciamo entrare, però generalmente avvisate qualche giorno prima perché magari non ci trovate, non ci siamo, non possiamo, e quindi poi fate un giro a vuoto, è un peccato anche per voi, soprattutto se venite da tanto tanto lontano. Poi dati di vendita inglesi, GTA 5 sempre al primo posto. Al secondo posto Call of Duty, quello nuovo, poi FIFA 15, quindi sempre gli stessi. Al quarto posto Saints Row 4, poi questa fa ridere. Al quinto posto un altro Call of Duty, questa volta il Ghost, Far Cry. Al settimo Minecraft in versione Xbox, il rugby all'ottava, Minecraft alla nona per PlayStation e The Crew alla decima. Grande, The Crew non me lo aspettavo. Perché non te lo aspettavi? Basta qualche sconto tu. Cosa ne pensate, chiede Gian Matteo Petteni, di The Elder Scrolls Online? Che il cambio di formula potrebbe dare un boost iniziale alle vendite su console, poi c'è tutte le novità che si sono susseguite nel corso dei mesi per quanto riguarda la giocabilità del titolo. Sicuramente è da tenere d'occhio e sicuramente ci avrà un bel boost iniziale. Adesso poi bisogna vedere quanto durerà, però comunque probabilmente per andare su console era la formula migliore quella del pay to play, del buy to play è stata definita, che compri il gioco come se fosse un classico gioco e poi lo giocate tutto il tempo che volete. Vediamo un po'. Fuggite, vabbè. Jacopo zitto, dice che voci troppo rientri nel microfono. Jacopo, Jacopo? Sì, Jacopo, hanno scritto in chat Jacopo zitto, porca vacca. Poi
Alle 16. Gearbox sta assumendo persone per il prossimo Borderlands. Pare che sia abbastanza confermato che arriverà, per quello già era scontato in realtà, che però ci possa essere a breve l'annuncio. Lorenz e gli altri ragazzi, The Witcher esce alle 16, l'articolo di Pierpaolo, quindi aspettate un'altra mezz'oretta abbondante e state a posto. Poi hanno appena venduto Sony stessa una PlayStation 4 ventesimo anniversario, la numero 1, per 128.000 dollari, la numero 1, la 0001. Noi pensavamo l'avessero data a Kutaragi, a Kazirai, invece l'hanno messa in vendita, comunque tutta beneficenza per fortuna. Vorrei sapere chi è il pazzo che ha speso 100.000 e passa euro per ottenere questa console. Quando credete uscirà GTA 6? Se è buonanotte, fra 3 anni almeno. Che GTA 6? Sì, sì. Vabbè, ma chi se ne frega poi. Grazie Xerat. Uplay, questo se ne è già commentato. Tale Fresbo, Destiny. Questo vogliamo parlare, avete parlato dei commenti di Bungie che sono usciti su GAF, su Neo GAF, in previsione della nuova espansione, che hanno detto di aver capito quali sono stati gli errori? Ah, sì, sì. Non ne avete parlato? No, no, no. Vabbè, appunto, presi dalle grosse critiche che sono state fatte all'espansione, appunto Bungie ha detto di averne preso atto, sono intervenuti in un forum un po' topic su NeoGAF, e dicendo che la filosofia per il reward e il loot continuerà ad evolversi, perché questa veramente c'ha veramente poco senso, e soprattutto si sono resi conto che tutti gli oggetti che voi prendete nella fine di Crota, che è la nuova incursione, vanno potenziati con le energie che prendete lì e lì soltanto. Quindi in pratica, se vi prendete 4-5 armi e ognuna ha bisogno di 40-60 energie o frammenti per essere potenziate, vuol dire che dovete farvi quegli eventi per settimane, oppure avere più personaggi e cambiare le energie con frammenti con un sistema piuttosto complicato. Mi sono resi conto che per il contenuto che è, che si finisce in un'ora, obbligare la gente a fare settimane e settimane di grind per prendersi i materiali è fuori di testa. Io resto sempre preoccupato per il discorso delle leggendarie, che quelle secondo me di nuovo le resetteranno un'altra volta, però stiamo a vedere. Quello che mi domando è che ci sono anche altri problemi, vediamo un po'. Allora, Bravely Second in Europa chiede Gozio 43, potrebbe essere entro fine anno, vediamo un attimino. Anche perché, vabbè, è sempre una solita questione di traduzione, di adattamento dei testi, che poi, diciamo, da questo punto di vista Square Enix non è proprio una spada, è veloce nel farlo. Ma Twitter lo state leggendo? Sì, che lo stiamo sì, leggendo. Siamo un po' alla volta, a scaglioni. Allora, Silver Calta. Cosa ne pensate di Spencer che ha detto che sapeva già delle DirectX 12 quando hanno creato Xbox One? Potrebbe essere? Dio mio, certo. secondo voi l'hanno inventata adesso le DirectX 12? C'è un piano di anni e anni. Le hanno annunciate quando eravamo alla GTC l'anno scorso, Xbox One era già uscita. Sì, poi comunque già se ne parlava tantissimo, nel senso che non vi dico quest'anno, ma tra un anno, se ci saranno nuove console, già sono in sviluppo a livello concettuale il seguito di PS4 e Xbox One, quindi tutto si sa molto prima, che poi viene rivelato a tempo giusto in termini di marketing. Sul Cloud Gene impiegato per Crackdown, cosa possiamo aspettarci oltre alla distruttibilità potenziata? Ma sai, innanzitutto voglio vederla questa distruttibilità potenziata, perché comunque se devo stare dietro la mia linea internet, se distruggo un palazzo e i danni vengono calcolati in cloud, io li vedo nella partita successiva il giorno dopo. Per cui insomma è tutto da valutare, però sicuramente anche soltanto un gioco con una intelligenza artificiale evoluta grazie ai calcoli effettuati in rete sono interessanti. Titanfall, ragazzi, ne ha beneficiato alla grande di quel sistema, Forza tuttora lo fa, quindi insomma vediamo che cosa porta, se verrà confermato eccetera eccetera. Free Edition 84, quest'anno sarà l'anno dove smettiamo di chiamare PS4 One Next Gen. Io negli articoli già non ne parlo più di Next Gen, ogni tanto mi scappa a voce, ma direi che già ho finito da un pezzo. Si percalta sempre che effetto avranno le DirectX 12 su Xbox One, lo vedremo quando verranno implementate, sicuramente un miglioramento.
Avete assaggiato anche voi la birra di The Witcher? No, ma anche ci fosse. Chiede Mao Dante. Come lo vedete l'anno di Wii U? Io non benissimo, almeno in questo inizio. Sì, l'inizio diciamo non è scoppiettante, ma abbiamo un bel po' di roba tra Zelda, Xenoblade e compagnia nella seconda parte della stagione videoludica, dell'anno videoludico. Senti, Bard's Tale 4 annunciato da Inxile Entertainment. Quale? Bard's Tale 4. Così. Bard's Tale. Da chi? Da Inxile Entertainment. Ah, Inxile Entertainment. Annunciato Bard's Tale 4. Mi è piaciuto molto l'originale, però boh, è un po' fuori tempo oggi. Il gioco è veramente un sequel del Bard's Tale 3 che era uscito nel 1988 e avrà combattimento a turni tradizionali, stando a quanto dice GameSpot che ha assistito al panel a turni. Ma Bard's Tale era in tempo reale. Il 3 non credo, sai? Ah, il 3, però dico, è famoso per la versione in realtà, presso un clone molto alla lontana di Diablo, con tanto humor, tanti dialoghi simpatici. Vabbè, dopo andiamo a approfondire. Mentre Herbert dice che abbiamo sottovalutato il fatto della questione delle key di Ubisoft, che secondo lui succederà un casino della Madonna. No, io non l'ho sottovalutato, non l'ho seguito perché ero fuori sede la settimana scorsa. A parte che da confermare perché non c'è ancora nessun annuncio da parte di Ubisoft, ma pare che siano le chiavi comprate in Russia. Ah. Non sulle chiavi comprate europee da qualche altra parte, quelle Russia, che la gente sfruttava i proxy per attivare il gioco e poi lo toglieva e quindi risultava giocare per in Italia e nel resto dell'Europa, perché in Russia costavano di meno e quindi le compravano lì. E la, secondo me la cosa è abbastanza sottile. I siti di chi non dovrebbero essere illegali, a meno che non sono chiavi ovviamente rubate, a quel punto sono illegali. Il fatto però che compri la chiave di un gioco che dovrebbe funzionare soltanto in Russia, lì non so come funziona la legalità, probabilmente cambia da paese a paese, c'è tanto da discutere, però comunque non è uno scandalo tutto quanto a sfavore di Ubisoft, lì c'è da fare delle valutazioni e non è del tutto sbagliato, bisogna vedere caso per caso appunto da dove provengono le chiavi e magari ci sarà un comunicato ufficiale da parte di Ubisoft che dice e spiega esattamente cosa sta facendo con queste chiavi. Secondo noi uscirà un doppiaggio sottotitolo in italiano per l'uscita su console di The Elder Scrolls Online? Secondo me no. No. Se non è uscito adesso non è che la porterà console. Potete sperare un minimo i sottotitoli, ma non so se al lancio. È uscito un video per Justice League, un gioco con Batman sì. E Superman che non ha mai visto la luce del sole. Tristesima. Novità su Dead Island 2, ci sarà alle 3 qualcosa, sicuramente alle 3. Si sa qualcosa di Drive Club PSN Plus, si sto perdendo le speranze. Prima o poi uscirà ragazzi, ma evidentemente i problemi del server sono ben lungi da essere risolti o meglio, sono stati risolti per l'attuale carico del gioco, pensate un po' a renderlo disponibile per tutti i Plus, che ormai sono il 60-70% dei possessori PS4, secondo me ributtano giù tutto quanto i server, quindi stanno facendo le test, speriamo definitivi per evitare che accada di nuovo tutto quello che è successo al lancio. Tipo? Che non funzionava nulla. Un buon motivo. Niente, Un seguito di Killzone fatto bene, visto che la storia di Shadowfall mi ha lasciato un po' a desiderare. Sì, tutti quanti vorremmo un seguito fatto bene anche dal punto di vista della storia. Io non so se Guerrilla ha più o meno abbandonato il brand, perché stanno lavorando a quanto pare abbastanza sicuro a un nuovo progetto che pare che possa essere un RPG che si chiamava, aspetta, no, Horizon. Comunque un nome particolare, abbastanza altisonante, nome in codice. Quindi ci sta che Killzone venga messo un po' da parte, e secondo me è anche giusto, anche un po' rotto le palle, nel senso sono usciti tanti, nessun gioco ha spiccato al punto da diventare una pietra miliare del genere, ci sta che si cambi genere o comunque si cambi proprietà intellettuale, almeno vediamo qualcosa di nuovo, e vediamo anche in guerriglia le prese con un altro tipo di gioco. Sì, me l'hanno aggiustato, l'ho cambiato il telefono, vediamo quanto dura, prima lo spacco di nuovo. Che fa il Napoli stasera? Napoli-Geno, che fa? Boh, vincerà, si spera. C'è una bella grattata. Tutti continuano a parlare di Divinity Original Sin, tutto gran bello, dice anche. Sì, ma è molto molto bello, molto pesante, è veramente un gioco che ti prende la vita, non puoi giocare a nient'altro per mesi, però è molto bello, assolutamente. Notizie sull'uscita di Terra Battle sul Play Store italiano, ma uscirà mai in Italia?
Il gioco sembra essere molto bello, l'ha provato Vincenzo, anzi l'ha recensito Vincenzo, non abbiamo mai pubblicato la recensione. Il PM europeo ci ha preso per culo per un sacco di tempo, dicendo sì sì, esce a breve, nei prossimi giorni. Evidentemente hanno problemi o con qualche licenza o con la localizzazione italiana. Sono giapponesi, non vogliono uscire in Italia senza la localizzazione italiana. Magari avevano fatto affidandole a qualcuno che ha utilizzato il Google Translate e quindi stanno rifacendo tutto. Bisogna aspettare. Nel frattempo è uscita la versione 2.0 con la modalità co-op. Io non ho mai fatto nessun proxy e mi è sparito Far Cry 4, Tanzen, Ergut. Ergut, dove l'hai comprato il codice di Far Cry 4? Dove l'hai rubato? No, dove l'hai comprato? Su quale sito? Scrivi il sito, magari è un sito blacklistato da Ubisoft, perché hanno comprato le chiavi in maniera illegale, perché ne hanno comprate tante che erano chiavi promozioni, chiavi gratuite. Ragazzi, se sono anche questo, se sono state chiavi gratis, magari erano promo, no? Gratuite, e l'hanno comprate o rubate o prese per uso gratuito e l'hanno vendute, Ubisoft ha tutto il diritto di annullarle. E mi dispiace per voi, ma vi attaccate al capo, perché se è così, è così. Se invece è impazzita Ubisoft, verrà sicuramente, tornerà sui propri passi. Vediamo un attimino, però prima di ovviamente di fare il solito urlo e complotto, vediamo un po' di capire qual è la situazione. Notizia, a quanto pare la Apple vende più iPhone in Cina che negli Stati Uniti. Sì, è un mercato enorme la Cina, è super enorme la Cina, ed è appena arrivato la Poco il 4G in Cina, con tutte le cose, però con 1,5 miliardi quante di persone lì, se cominciano tutti quanti a comprare cellulari in maniera normale, è veramente una miniera d'oro, ma un po' come le console di videogiochi, là c'è tutta la cultura videoludica che è completamente differente, però pensate un po' se si affermasse il classico videogioco, quante vendite lì tra per Microsoft e Sony? Andrai a vedere 50 sfumature di grigio il film? Eh? Ma anche no. Okay. Io sto solo guardando se si vede un po' di Pilu, ma è uscito il nuovo trailer. Sì, comunque Mr. Void assolutamente l'ho giocato per qualche ora, Divinity, però veramente impegnativo. Magari lo riprenderò prima o poi, però se gioco quello, addio. Le domande del secolo. Secondo voi il nuovo PES sarà ancora più bello di questo? Sarà più brutto. Si spera, di solito deve migliorare. Peggiorano quella che c'è. No, ogni tanto è capitato che magari un seguito è stato peggiore di PES, soprattutto. Però si spera che pare che finalmente Konami abbia imbeccato la strada giusta in termini di gameplay. Quindi vediamo un attimino. Valve che fine ha fatto? Sta guadagnando soldi. Sta guadagnando soldi su soldi con Steam, questo sta facendo Valve. Si spera che stia sviluppando il Source Engine nuovo, si spera che davvero ci possa sorprendere con Half-Life o un altro gioco, però bah. Io sto cercando almeno qualche notizia di gossip. Ma se io compro una TV al Media World e questa risulta rubata, mica me la tolgono. Innanzitutto il Media World non ti vende la TV rubata, e se te la vende rubata te la togli e poi ti rimborsa i soldi magari. Il problema è che voi avete comprato la chiave in un sito magari che l'ha rubata, e quindi Ubisoft non vi può rimborsare i soldi perché non l'avete dati alla Ubisoft, l'avete dati a un sito pirata. Invece il Media World si fa da tramite, se scopre che non sa per quale motivo c'ha la TV rubata, vi rimborsa la TV, se la prende e via. Diciamo, Spantoli ha fatto un esempio un po' strano, un po' sbagliato. Era su un sito di Kinguin, dovrebbero essere tutte chiavi a posto, dovrebbero, è un condizionale molto condizionale, che poi l'ha comprato che poi l'ho comprato da un utente che l'aveva comprata. Vabbè, buonanotte. Non puoi saperlo, non puoi sapere se davvero erano a posto le chiavi. Ripeto, probabilmente se Ubisoft veramente sta disattivando le chiavi, farà un bel comunicato dove spiegherà per filo e per segno perché la tolte, diciamo, la disattivate. Ma i 35 minuti di The Witcher 3 li hanno mostrati? No, 8 minuti sono visti. Sono quelli di Gamescom, per cui proprio la temo che ho visto quest'estate. Dopodiché, anzi, forse era ancora quella lì. A parte sì, perché erano la stessa, quindi è la demo che tutti gli altri non... Arriverà anche una video anteprima comunque. Arriverà su The Witcher anche nostra, con un materiale vecchio e nuovo. La versione PC di PES non è come quella console, c'ha un motore grafico a metà e un gameplay a metà rispetto a quella console. Si spera che il prossimo anno possano essere alla pari.
Avete visto il servizio di Striscia la Notizia sul peggio e la violenza dei videogiochi? Sì. Se sì, cosa ne pensate? Ma no, ma che ti devo dire, è una roba... In realtà c'è un... da una parte sono le solite puttanate, dall'altra, come c'è stato un lungo dibattito su Facebook in questi 3 giorni, con quasi tutti i giornalisti del settore, se avete l'amicizia mia o insomma riuscite a trovare tutti gli interventi fatti in proposito, vi fate un'idea delle diverse campane. In realtà non c'è unità di intenti. Per quello che mi riguarda, sicuramente se il PEGI avesse la forza che ha il divieto ai minori di 18 anni per certi tipi di film al cinema, ce ne sarebbe solo da guadagnare. Così non è, ma purtroppo fino a quando i giochi verranno visti in maniera così marginale, minoritaria in Italia, è difficile che qualcuno si scomodi a migliorare la situazione. E comunque le associazioni di settore... c'è molta politica lì e molta lentezza, non lo so. Poi sicuramente un movimento dal basso può essere migliore, ma comunque fa poco rumore, ragazzi. Cioè, dovremmo essere 1 milione di persone che va a contattare in qualche maniera chi di dovere, perché 15, 30, 50 mila, 100 mila è un po' faticoso e comunque già difficile raggiungere qualcuno per dirgli sta roba. Avete già preso accordi con Microsoft per provare HoloLens? E... ma io non so se avete letto, ma a differenza di Morpheus piuttosto che di Oculus, Morpheus soprattutto c'era già un prototipo retail, fra virgolette, per cui se avete letto i report di quelli che l'hanno provato, sono stati fatti infilare in una stanze ben precise sotto, tutto quanto. Insomma, sotto la e poi le applicazioni sono potenzialmente miliardi, magari ci sarà qualche fiera, ma secondo me comunque le applicazioni di HoloLens vanno ben oltre quelle videoludiche, anzi. Allora, prima che noi ci mettiamo le mani sopra, secondo me passa almeno un anno, sì, ma almeno. Almeno un anno, vediamo un attimino. Anche perché ve lo dico, cioè... nel senso, sì, è vero, c'era Minecraft poligonale, ma per dire a Mojang, che adesso è di proprietà di Microsoft, il prototipo degli occhiali era stato fatto vedere dopo o prima o durante la stessa conferenza, cioè della serie che per far vedere le applicazioni ludiche si sono programmati un clone di Minecraft piuttosto che far fare a Mojang una versione funzionante di Minecraft, per cui sono ancora super indietro. Spantone chiede cosa ci aspettiamo dalle 3, ma direi che è ancora troppo presto, abbiamo ancora la GDC di mezzo e diversi annunci che ci saranno in questi mesi. Direi che per cominciare a parlare delle 3 aspettare almeno aprile-maggio, giusto per farsi un'idea. Adesso è un po' presto da questo punto di vista. Poi dice, vedi, marasma 18 eccetera, diciamo che già i negozianti dovrebbero rispettare il PEGI. Questo è il punto, sul PEGI non c'è niente da rispettare, perché non è nessun vincolo, non è come al film vietato ai minori di 18 anni. Il PEGI nasce da un'autocertificazione dei publisher di videogiochi che rispondono a un questionario online del PEGI, appunto, dove c'è scritto: si parla di droga? Sì. Si parla di sesso a pagamento? Sì. Si parla di uccisioni, eccetera? Sì, no. A seconda di cosa uno risponde, quando fa la submission, cioè quando propone il proprio gioco per il rating, ottiene un risultato quasi automatico, ma il negoziante che vi vende il gioco non ha nessun obbligo di prendere e chiedervi documenti prima di venderlo, perché quel rating non è riconosciuto dallo Stato italiano, ma non solo, non è riconosciuto quasi da nessuna parte, soltanto tipo in Inghilterra e forse in Germania, ma la differenza cos'è? Che all'estero i videogiochi hanno oramai la dignità del cinema, piuttosto che, per esempio, in Inghilterra la commissione cinema, se dice che un film è vietato a minori di 18, il negoziante non me lo può vendere. Adesso credo che il PEGI in Inghilterra abbia il valore legale, per cui quel sistema lì viene unificato. Esatto, così almeno sarà ancora più semplice sbugiardare chi parla di violenza nei videogiochi e di bambini che giocano a giochi che non possono. Adesso purtroppo è appunto un consiglio, quindi così. Detto questo, ci sono delle misure che i genitori possono prendere per evitare che i figli giochino GTA a 7 anni. L'anteprima di Witcher 3 la vedo sul canale di multiplayer, sì, c'è un po' tutto. Sul canale di multiplayer in che senso? No, su YouTube no. No, sul sito. Sul sito arriverà in giornata. E ci sarà la video anteprima anche, credo, sì, boh. Sì, assolutamente. Arriva. Io direi che a 45 possiamo fare. Va bene, sai? Dai, che abbiamo un po' di cose da fare. Jacopo!
Allora, ci vediamo domani, abbiamo a pranzo con Resident Evil, anzi stasera abbiamo il long play di Destiny, i fratelli Amendola fanno Crota, poi domani a pranzo con Resident Evil la seconda parte con me e Perry, poi pausa caffè e continuo sempre i nostri contenuti live. A domani! Ciao! Ciao.